Buongiorno, buon Natale, buon... C'ho i capelli dritti, le cuffie mi raddrizzano i capelli. Benvenuti a Drevam, Theodore Black, Cesar Italica, Zuppettina, Neril, ben arrivati. Come state? Vi vedo sopravvissuti ai pranzi di Natale, io non ho ancora finito, continuerò stasera. Oggi per rilassarmi faccio una leivina breve breve. Voglio fare un'oretta oggi di live e poi ci rivediamo in realtà il 28, quindi tra poco. Ciao Firvon, tocca, Drevan, non mi tocchi. C'è un po' di rispetto, gli anziani non si toccano. Allora, oggi, poi il 28 ci chiacchieriamo un po' di più, però è un po' di questo Natale. Volevo giocare a Russian Subway Dogs perché mi sembrava un gioco che mi portava alla vodka, che è tipica del Natale. Un arcade a ritmo veloce, ci dice, ispirato dalla vita. Chi è? Zuppettina! Buone feste a tutte le persone di questa bellissima community. Zuppet Doggo, Zuppet Doggo. Grazie, caro. 6 mesi per te. Grazie del supporto da 6 mesi, caro. Io continuo troppo che se vi vengono non sapete perché, va bene. Dicevo, ispirata alla vera vita dei cani randagi nella metropolitana di Mosca. Puoi rubare abbastanza cibo da sopravvivere? Vediamo un bell'arcade, dai, che nelle vacanze di Natale gli arcade ci stanno sempre bene, no? Non vi sembra che gli arcade possano starci così, quelle robe che giochi con gli amici. C'è il multiplayer, non ho guardato, non ho fatto in tempo a guardare. C'è il multiplayer, non ne ho idea se c'è il multiplayer. Nel frattempo ditemi se sentite bene, se la... Io abbasso un po' questa musichetta. Chi è? Neril, quarto mese per te. Grazie, Neril. Barba, buongiorno. Buon Natale a tutti. Adesso, buon Santo Stefano oggi a tutti. Allora... Play campagna, end, le istruzioni, grazie. Sei, hai sempre fame, il gioco finirà quando la stamina raggiunge zero. Spaventa alle spalle, abbaia alle spalle dei pendolari per spaventarli e fargli cadere il cibo. Afferra il cibo per restare nutrito. Fai attenzione alla vodka, è estremamente esplosiva, come nella vita vera. Di nuovo Zubina mi ha ricordato il mio. Beh, ottimo. Defletti la vodka con il tuo abbaio per aumentare il suo moltiplicatore. Cucini il cibo con le esplosioni per un punteggio più alto e per riempirti di più. Abbaiare chi è? Gwen, Wii, si rinnova sotto le feste. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze, Gwen, grazie del rinnovo. Abbaiare ti stanca. Mangia per... riempire la tua stamina. Jump e bark, fine dei tasti. Campagna, difficoltà. Ah, non vi ho detto quanto costa questo gioco bellissimo. Allora, normalmente 12 euro è qualcosa. 12 euro è, c'è la riga di Steam, 49. Ora, con i saldi 8,24 euro. Ok, devi prendere molte ossa per completare il gioco. Per i giocatori voglio una sfida. È un progresso più lento. Turista, meno ossa per completare il gioco. È una roba facile. Il gioco è più breve, normale, grazie. La città di Mosca è casa di migliaia di cani randagi che viaggiano nelle strade in cerca di cibo e fortuna. Un piccolo qualitativo naviga il sistema di metro della città cercando di sopravvivere. Comunque una specie di incrocio. Sì, un incrocio sì, erge sopra gli altri. Assieme viaggiano alla metro in competizione con i loro rivali per i bocconi più saporiti. Anche i gattini col vestito da russi sono bellissimi. Questo l'abbiamo già letto, grazie. Pirip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 
Hop. Venga qua, venga qua, venga. Hop. Hop. E il combo per tre. Thank you.
In Italia il combo, per questo è rimbalzato male. Mi scusi dottore. Hop là. Hop. Hop. Muoia lei. Hop. Missione numero 3, mangia 5 pezzi di... Ultimo treno. Entra la subway. Ok, sono entrato nella subway. I gattini sono felici. Due ossa mi hanno dato. Ok. Rubagli tutto. Sì, ci provo. Uè, uè, Gian, come stai? Ok, ho fatto due ossa. Ah, perché c'ho le missioni. In ogni livello c'ho le missioni. Perfetto. 5 pezzi di coso caldo, un air combo di 7 e un 5 per di vodka juggle. Torna alla mappa. Hop. Allora, i controlli funzionano decisamente bene. Ho mancato. Hop. 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 Altre due ossa ho fatto. Ah, no, sempre due ossa. Ah, devo fare... Devo fare queste cose per accedere alla mappa successiva. Ok. Torna alla mappa. No, ho fatto il replay. Posso fare questo, perfetto. Posso passare alla mappa dopo. Va bene, mi è chiaro. Tu abbiamo già mangiato in bianco. È stato bellissimo le battaglie di Natale. Io ho digiunato ieri sera, ho digiunato già a pranzo. La musichetta è molto carina e mi sembra prenda bene il ritmo, sì. C'è un delay forzato tra gli abbai, immagino. Sì, certo, non puoi fare. Non sei un carlino. Ok, le cose tutte le... Va bene, ci andiamo da una all'altra. Che bello il gattino in basso a destra. Devi fare le missioni bonus del proletariato. Per procedere. Missioni, missioni. Allora, qua devo finire il livello, va bene. Colpire due Doberman con una singola esplosione. Mangiare uno shawarma che vale 200 punti. E non permettere a nessun Doberman di mangiare lo shawarma. Va bene. E ho vari. E ho vari bestie diverse. Chi è? Barba, grazie per la sub. Benvenuto, Barba, tra quelli che hanno diritto a tutti gli annessi e i connessi. Vi fate un comando subs, così vede cosa ha diritto. Un chihuahua, ci avete piaciuto abbaio, ci avete piaciuto tremolio, esatto. Pirepe. Magnate. Ah?
mancato. Non è così semplice da gestire il salto, bisogna essere un po' precisi. Preso. Aia. Hop. Hop. Ok, adesso ho bisogno che i due cani si avvicinassero tra di loro. Tipo qua. Ho già sbagliato tutta la combo. Però ho fatto questo. Ok, ho mangiato al volo lo shawarma. Muori. Voilà. I gattini sono sempre contenti. Numerous Crusada ora è disponibile in Endless. Eppure io porto il mio supporto per le feste. Bravo Barba, così vieni anche tu. Ce l'hai Telegram per venire al gruppo dei sub. Adesso poi Gueffar ti manderà il link al gruppo dei sub. Così poi ti troverai bene nella community, ti toccherà farlo tutti i mesi. Il proletariaticat. Si è aggiunto alla mappa. Ok. Poi ci sono anche degli altri cani. Prendi un veggie bonus 3 o più volte. Prendi un grossed veggie bonus. Elimina 4 poodle. Va bene. Però voglio il proletariaticat. Ma la dire il cibo, se ci vai vicino una seconda volta, puoi spingere anche più in alto e farle giocolare, giusto? Non lo so, adesso scopriamo. Sì, posso farle giocolare, ma non... venga qua, lei vada via. Ok, ho preso un roasted veggie bonus. Questo l'ho mancato. Hop, lui prende fuoco. Aia. Ah, game è morto. Mi farò fatto la sub, esatto, bravissimo. E mi chiedo sub, Gueffar. Ci riproviamo.
Allora, signorina, faccio così, faccio così, faccio così, faccio così. Lei posso giocolarla quanto voglio, vero? Però ho preso fuoco. Bello giocolare, ma non ha funzionato come doveva. I Doberman sono andati a fanculo. Però bisogna assolutamente di far così. Ah, posso, guarda come posso mirarle bene. Posso mirar proprio bene. Molto interessante questa cosa. Presa in faccia. Bam. Ah, non è per niente facile comunque, eh. Comincia a diventare da complicato. Barboncino maledetto, esatto. Chissà se... Allora, iniziamo a prendere il roasted bonus qua. E questo l'abbiamo fatto. Poi facciamo così. Pam, uccidiamo quelle. Questo inizia a sparare roba. Bravissimo. Opla. Quello lo prendiamo così. Te torni indietro. Ok. Sto lentamente imparando a fare, a mirare con le bottiglie. Preso in faccia, ma ha ucciso il coso. Qua sta esplodendo di tutto nel frattempo. Magnate, dammi questa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Uff. Dopo qualche tentativo, però, l'abbiamo fatto. Perfetto. Messaggio agli sviluppatori: la vodka fa male ed esplode. Esatto. Zelensky Boulevard ora è disponibile in Endless. Qua arrivano le vecchie. Allora, sotto in bassa destra ci sono le cose che succedono. Quindi queste qua c'erano i Doberman e i Poodle, le vodche e i vegetali. Ed era tutta così. Questa qua... Non fidarti mai di un gatto oltre 4 anni, vabbè. Ehi. Qua abbiamo il pesce e i kebab. Ci sono i Doberman e le bottiglie. Va bene. Non devo essere colpito da una babushka. Qui ci sono le babushke. Devo arrostire almeno 4 pesci. E fare un 7 pair di vodka juggle. Ah, e il pesce deve essere cucinato prima di essere mangiato. Ok.
pesce cucinato magnato al volo, a posto. Allora, aia, ho sbagliato. Non ha funzionato questa cosa. Ho salvato la babushka, non volevo. Preso il volo. Allora, devo fare un 7 per vodka juggle. Non mi è riuscito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pam. Opla, preso il pesce. Quello va bene così. Magna di questo al volo. Magna di questo al volo. Quello uccidi l'affare. Pam! Ma ha salvato il pesce. Malefico. Hopla! Non è, no, non è semplice come sembra all'inizio, esattamente. È carino, sì, è divertente. Però i cani non saltano, ma tanto pure che lo faranno. No, i poodle saltavano. I poodle saltano. Quelli bianchi prima saltavano. Question Hound dal fumetto Gang Show si unisce al branco. Va bene. Il cibo caldo in aria è 8 volte più, riempi di più del cibo freddo a terra, va bene. Mi sembra una cosa vera anche nella vita. Americani, sempre che corrono, con i loro capelli cotonati e decadenti, gli hamburger decadenti enormi. Hamburger, hamburger, hamburger. Qua abbiamo i poodle, abbiamo lo shawarma, va bene. E accenderò una pipa. Allora, i comandi sono: rispondono nella maniera corretta, il salto non è così facile da controllare, ma per design non è così... Bisogna prendere un po' il ritmo sul salto. Però sto migliorando, ne ho già fatti due perfetti. Poi devo mangiare almeno 3 hot burger, almeno 7 burger, e prendere almeno 2 volte il roasted veggie bonus. Ciao Sisu Italica, buon appetito. I barboncini lo fanno, vedi? E ci sono anche i piccioni dopo, e delle cose che non capisco cosa sono. Ah, uno è l'orso sicuramente, perché siamo in Russia, e l'ultimo non lo so. Tra l'altro notate che la mappa è la linea della metro. Allora, ah, il veggie bonus è prendere tutti e 3 i vegetali in aria. Ok. Però mi piace questo del cappello. Il cappello è più bello. Partiamo già malissimo. Perché io devo fare questo. Anche tu mi tiri quello, io prendo questo, questo lo ignoriamo e questo non l'ho preso perché ho schivato quello. 1, 2. Ok. Lei mi dà molto fastidio, lo sa? Perfetto. Perché il salto non è così semplice da prendere. Se non sei esattamente sotto, e allora funziona. Ok.
Ah, devo fare il roast d'hamburger io però. Quello è scappato, maledetto, è scappato. Poodle va al diavolo. Preso. Ok, veggie bonus. Vorrei far fuori il poodle, grazie, molto gentile. Cacchio, mi ha fottuto il coso. Sono uscito. Va bene. Fatto. Mi ha fregato il coso dell'hamburger al volo, avete visto? Allora, molto arcade. Carino. Red Shiba. Del gioco Valhalla. Ok, io ne abbiamo sbloccati due addirittura. Quindi abbiamo fatto questi qua bene. Rank C, D. E ci sono 5 linee della metro in alto a destra, si vedono. Ok, sono ancora nuovo a questa roba della lettura della mappa. Quella è una matita. Prendi 5 pelmeni in un singolo salto due volte. Prendi almeno 10 hot pelmeni in the air. Sono i pelmeni quelli. Buoni pelmeni. Allora io voglio assolutamente lo Shiba. Ah, ok, li prendo in linea così. Cacchio, è difficile prendere i pelmeni, eh. Ok, 10 li ho colpiti. Difficilissimo prendere... Di fare salto precisissimo. Mandate al diavolo. Aia. Presi i pelmeni. Mi hanno salvato i pelmeni. Girati, brutta merda. Ok. Presi. Pam! Tre cani presi al volo. Questo mi è andato bene. Prendi tutto qua, che va bene così. Ho sbagliato. Impestato. No, i pelmeni sono delle specie di
paninetti russi ripieni di carne, fegato, patate, cavolo, a seconda di... li fanno con varie cose. Perché non siete esperti di cucina russa. Buoni! Lo shawarma a 400 punti, devo farlo rimbalzando un sacco di volte la vodka. C'è il cervo, credo. Allora, se io faccio così, niente. Vada il diavolo lei. Grazie, molto gentile. Oh, 400 di pesce al volo, buono. Allora, questo lo prendiamo qua, questo lo prendiamo al volo, questo lo prendiamo al volo. Le due vecchie, opla. Qua. Hop al volo. Ok. Signora, non mi dia fastidio, per cortesia. Iniziando a capire come si... come si fanno le cose. Aia! Che male. Fem! Buono. Dammi un coso con la vodka. Fem, quello lì è andato. Salve, come posso aiutarla lei? Questo stronzo prende le robe al volo. Torni qua. Ok, signora, non mi dia fastidio mentre le do fastidio, per cortesia. Esatto. Buoni pelmeni, vedi, anche Firvon concorda sulla bontà del pelmeno. Fidel, del gioco Fidel Dungeon Rescue. Non abbaiare davanti alle babushka. Babushka vuol dire signora anziana. Cosa mai ve lo chiedeste? L'alce, pericolosa, deliziosa, forse il più veloce, la più veloce sorgente di cibo della natura. Devo arrostire l'alce, ok, non venire colpito da un alce. Stordiscila con 6 volte, urca. Va bene. Non ha funzionato. Ho mancato l'alce, peccato. Mi scusi lei, non mi dia fastidio che stia prendendo questo. Pam!
Pam. Sì, perché devi fare tutte, cioè è più complicato di quello che sembra, perché devi fare tutte le combo. Quindi non è affatto semplice fare le combo. Un alce. No, l'ho mancata l'alce. C'erano tre barboncini di merda e li ho presi. Salve signore Alci. Uno non l'ho preso. Quello è morto. Buono. Il barboncino è quello che mi dà più fastidio di tutti. Mancato. Fermi tutti qua. Ok. Però l'alce mi toglie anche dai piedi i barboncini e le altre robe. Almeno 10 cose devo fare. Ma mi ha sbloccato il livello dopo. Perfetto. Fine del Dungeon Rescue costa 5 euro su Steam. E com'è? Parlaci di questo gioco, Zuppettina. Che gioco è? Non so cosa sia. Mangio una dieta vegetariana. Non prevedi, dovrei mangiare carne di cervo. Ho già fallito tutte le missioni. Restart level. Quelle cose incominciano ad andare in combo, tra di loro. Venga, venga, uccide i Doberman, grazie. Niente, fallita anche questa missione. Maledette missioni, tutto questo. Ah, sono morto di fame. Si è arrostita la renna. Ciao Drevamo, che bellissimo. Malissimo. Ok. Meglio si aspetta che tu passi, no?
È stato questo. Voglio cambiare cane. Andiamo Fidel noi. L'ho preso perché mi levava due cani. Stava cadendo su di me ma anche su due cani. Ok. Preso, va bene. Ok. Dai che se magna. Dai che se magna. Dai che se magna. Dai che si magna. Magnatevi voi verdure. Stronzi. Ok. Cane, si mangia vegetariano per te, signor Doberman. Hop. Quanta gente che c'è, posso dirlo? Voilà. Ne ho fatti due, ma meglio che niente. E adesso non ci si è sbloccato questo livello qua e quindi dovremmo andare a farne uno di quelli precedenti. Per esempio 5 per Air Vodka Juggle, Air Combo di 7 o more, ce la possiamo fare facilmente. Guardate il mio cagnolino col cappello. In aria ho mancato, vedete, non è così facile fare l'air combo. Preso. Allora uno mancato e non è facile, ve l'ho detto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ok, ho preso uno, l'ho preso. Non ho preso nel combo di 7 o più. Però in teoria adesso mi si è sbloccata, esatto, la mappa. Visto. Allora, carina, tra l'altro c'è anche la neve. Più avanti c'è un'altra bottiglia più killer. Ah, la ozzosa, cosa piccante. Juggle per 5 e la Real Poodle. E bruciali, cioè sputi fuoco.
Carino, li brucio, posso... La salsa mi fa sputar fuoco. Mi sembra giusto. Me l'ha fregato. Maledetto. Che sei? Vai al diavolo. Ok, ho dato l'hot sauce a un poodle. Che era una delle missioni. Il Doberman non salta. Perché il Doberman non salta? Bisogna chiedere al Dart perché il Doberman non salta. Posso avere una salsa per piacere, grazie. Non ce l'ho preso la salsa. Questo potrebbe essere un problema. Il poodle brucia. Se la salsa cade per terra, il poodle brucia. Anche questo come nella vita vera. Quanti cani. Andate via la mia metro, però. Niente, li manco i cosi. I poodle mi mettono in... Mi fottono proprio la roba, i poodle. No, mentre stavo per uscire. Che fasione di peluche, sono d'accordo. Ok, e poi c'è un endless dove possiamo andare avanti quanto vogliamo. Va bene, che ne dite? Che vi sembra? Carino, arcade carino, se vi piacciono gli arcade così, di quelli dove devi fare gli achievement per sbloccare i livelli, è un classico struttura da cosa. Abbastanza divertente, anche se forse ha il difetto che se sbagli qualcosa tende a incasinarsi molto in fretta. O ti entrano le molotov utili in mezzo a dove c'è il casino, oppure non è semplicissimo gestirlo, però cresce in maniera interessante la difficoltà aggiungendo elementi da mettere in combo con gli altri. A livello arcade non è un brutto gioco, secondo me è un gioco carino, come arcade puro. Non mi è dispiaciuto. Simpatico, semplice, piacevole da giocare un po' quando hai poco tempo. Volevo vedere se c'era multiplayer, ma mi sa di no. No, non c'è il multiplayer. Peccato, sarebbe stato carino avere il multiplayer in cui devi fotterti le cose a vicenda, per eliminare i cani e mettere il multiplayer. Ma capisco che sia un casino fare il multiplayer in questi giochi. Non la vedo come una cosa negativa. Sono gli stessi dei Bleed Pixels, ma vedi, mi sembrava curato nelle cose che faceva. Come dicevo prima, costa in questo momento 8,24 euro, quindi per un arcade un prezzo più che appropriato, costa 12,5 euro a prezzo pieno. Cioè, un buon passatempo, ok. Sì, no, carino, devono piacervi i giochini arcade, non devono piacervi i giochini con una elevata trama. I personaggi sono simpatici, i gattini e i cagnolini con vestiti da russi sono molto carini. Ammetto che sono molto bellini. Va bene, dai, abbiamo fatto una live-ina così, Santo Stefano, noi ci vediamo il 28, vi è arrivata la schedulazione sul gruppo Telegram e via mail, Barba non lo sa perché è diventato sub dopo, però se vai a cercare un po' più su nel gruppo Telegram puoi leggere quando faccio le prossime live, perché adesso poi c'è la pausa di Capodanno, perché anch'io me ne vado via, vado a fare dell'altro. E niente, basta, vi ringrazio di tutto, vi auguro buon appetito a tutti quelli che mangiano ancora per finire i cenoni di Natale. Noi ci rivediamo il 28 sera,
Non so ancora, credo, non ho ancora deciso cosa faccio il 28 sera, devo vederli. Secondo me come sono ispirato a un gioco più lungo o più breve, perché a seconda di quanto tempo ho e quanta valigia devo ancora preparare per andare via. Ciao a tutti, buone feste ancora a tutti.